Le speranze di ritrovare Giulia ancora viva finiscono qui. All'1:30 della notte appena trascorsa, il corpo viene ritrovato dai carabinieri dietro a questo box auto. 350 metri appena dall'abitazione dove viveva con il compagno, Alessandro Impagnatiello, sono stato io la confessione ai carabinieri nella notte del ritrovamento, ma la svolta era arrivata già alle 19 quando, d'improvviso, vengono sospese le ricerche di Giulia. Le 21:22, la scientifica arriva a casa, i carabinieri entrano nell'appartamento, prendono un indumento della giovane che servirà per le ricerche per i cani molecolari, si fermano anche nel garage sotterraneo dove è parcheggiata l'auto di Alessandro, circa un'ora dopo arriva anche lui alla guida di un altro mezzo. Volto coperto dal cappuccio e un cappellino, sguardo basso, ripete qualcosa tra sé e sé, la mano che si muove nervosamente sul cambio. Cosa è successo, Alessandro? Ce lo puoi dire? Lo stanno facendo entrare in casa. Nel frattempo i rilievi individuano tracce biologiche, probabilmente sangue, nell'auto, altre, tante, troppe, anche nell'appartamento, sul pianerottolo, sulle scale del condominio, sono di Giulia. Il fidanzato aveva provato a cancellarle senza successo. Si scoprirà che avrebbe anche tentato di bruciare il corpo, ma non ci sarebbe riuscito. Lascia l'abitazione intorno a mezzanotte. Passerà il resto delle ore fino a mattina in caserma, omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere, interruzione di gravidanza senza consenso, quel pancione di 7 mesi che tutti abbiamo visto nella foto di Giulia, nell'appello che solo 4 giorni fa la famiglia aveva diffuso per ritrovarla. Adesso Alessandro si trova in carcere.